Dopo la pandemia, che come sappiamo ha utilizzato gli strumenti digitali spesso in modo imperfetto perché ci ha colti impreparati, le aspettative degli studenti e dei docenti verso la tecnologia sono state veramente resettate. È impossibile tornare a quello che succedeva prima della pandemia e quindi l'utilizzo di queste tecnologie è entrato ormai nell'ordinario. Come? Tecnologie che aumentano l'interazione tra gli studenti e i docenti, in realtà anche in classe, perché la tecnologia, e questo è quello che poi portiamo nei nostri progetti, può aumentare il contatto degli esseri umani invece che allontanarli e che sostanzialmente avvicina gli studenti alla didattica cooperativa. Una didattica in cui sono più coinvolti, devono fare, scrivere, sviluppare il proprio pensiero critico, affrontare delle sfide, ed è una didattica molto più integrata con le sfide del mondo lì fuori. La crisi ambientale, le crisi finanziarie, le crisi ecologiche, l'impatto dell'intelligenza artificiale sono tutti temi che attraverso l'ora di educazione civica e poi anche attraverso il PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, insieme a tanti partner, aziende, no profit, governi, portiamo nelle classi. E la scuola diventa quindi più coinvolgente, secondo noi più divertente, e molti dei docenti sono pronti per questo cambiamento e lo stanno con noi accompagnando. Quindi è un processo irreversibile, per fortuna, che non si concluderà domani, ma la pandemia è stata a tutti gli effetti un'accelerazione non soltanto nell'uso della tecnologia, ma anche, ed è molto più interessante, nell'innovazione didattica. Il 5G Smart School, sviluppato con Qualcomm, mostra come la tecnologia non è di per sé la soluzione, ma la cosa più interessante è che abilita nuove modalità didattiche. Abbiamo portato in 3 scuole dispositivi 5G, dispositivi per la realtà aumentata, e abbiamo accompagnato docenti e studenti nel creare dei veri e propri videogiochi che hanno, con lavori di gruppo, sfidato gli studenti a disegnare una città e una scuola diversa. È la prova appunto che non basta riempire le scuole di tecnologia per cambiare la didattica, quello che conta è proprio l'innovazione delle metodologie e l'innovazione pedagogica.